Dopo qualche mese di tregua, i vandali tornano in azione nel centro cittadino di Sala Consilina. Questa volta nelle mire dei teppisti sono entrate le fioriere in pietra sistemate sul marciapiede di Corso Vittorio Emanuele e un'automobile parcheggiata nella strada sottostante. Una o più persone nella notte hanno infatti sollevato una delle fioriere e l'hanno lanciata sull'autovettura, una Mercedes classe A parcheggiata in via De Petrinis. Il grosso vaso in pietra ha danneggiato uno degli sportelli posteriori dell'auto e mandato in frantumi il vetro. A scoprire l'accaduto è stato il proprietario del veicolo quando questa mattina è uscito di casa con l'intenzione di prendere l'auto. Il malcapitato, quando ha visto cosa era successo, quasi non voleva crederci, visto che qualche mese fa sempre la sua auto aveva subito un altro danno causato sempre da una fioriera lanciata da Corso Vittorio Emanuele. I vandali, con la passione delle fioriere, non si sono fermati dopo aver danneggiato la vettura. Da Corso Vittorio Emanuele, infatti, si sono spostati in piazza Umberto I, dove hanno distrutto una fioriera in legno parte dell'arredo esterno di un bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per cercare di risalire agli autori del gesto.